Si stanno collegando in molti, siamo a più a circa 500 già.
Bene, allora possiamo cominciare. Buonasera a tutti gli intervenuti a questa terza o quarta, non ricordo, sessione dei dialoghi tra l'avvocatura e i componenti della Corte di Cassazione. E si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dalla prima Presidente della Suprema Corte e dal Consiglio Nazionale Forense, con l'obiettivo di cercare di mettere a fuoco, in un dialogo tra un avvocato e un componente della Suprema Corte, gli aspetti critici, problematici che tutti conosciamo del giudizio di legittimità. E oggi siamo presenti la consigliera Ileana Fedele, componente della sezione lavoro della Suprema Corte, e il sottoscritto, io sono appunto Andrea Pasqualin, avvocato del Foro di Venezia, che da sempre, prima anche al Consiglio Nazionale Forense, mi occupo di questioni relative al processo civile, alla giustizia civile. L'incontro di oggi funzionerà più o meno così. Vuole essere sostanzialmente un dialogo tra noi due, ovviamente aperto poi al dibattito e alle domande da parte degli interessati, e comincerà con un intervento della consigliere Fedele, che si intratterrà su quello che per noi avvocati è un tema tuttora molto centrale e cruciale, che è quello dell'allestimento dei ricorsi per Cassazione. Dopodiché io farò alcune domande al consigliere
su ancora temi che nella nostra attività quotidiana si pongono ricorrentemente. Potrete vedere come in questo tipo di incontri, di iniziative, emergano quelli che io definisco i diversi coni ottici degli operatori della giurisdizione. E potrà emergere chiaramente come non siano coincidenti, nel senso che noi abbiamo davanti agli occhi determinate problematiche che ci assillano e che rendono appunto in certi casi difficili le soluzioni da adottare, in questo caso nell'allestimento di un ricorso per Cassazione. I magistrati di Cassazione hanno invece lo faro puntato su questioni che sono anche divergenti dalle nostre, perché, ripeto, loro, gestendo il processo che noi iniziamo, affrontano problemi ed esigenze del tutto diversi. Però l'importante è che cerchiamo di parlare per quanto possibile una lingua comune, il che facilita il nostro compito di difensori e perciò ci facilita in un doppio senso. Da un canto nell'evitare di incorrere in errori che possano essere fatali, dall'altro ci agevola perché ci consente di scrivere dei ricorsi che siano in grado di essere letti e compresi nel modo più efficiente possibile. In un mondo di tempi veloci, in cui i tempi di reazione nelle nostre professioni di avvocato e magistrato sono sempre più ridotti, per noi avvocati diventa davvero centrale e strategico, e uso per l'ultima volta questi aggettivi, riuscire a scrivere in modo chiaro, sintetico ed efficiente. Ed è quello che ci consente di trovare una maggiore capacità di comprensione e una maggiore velocità di comprensione in chi ci legge. Ecco, terminata questa introduzione, passo dunque la parola al consigliere Fedele, che svolgerà questa prima parte del nostro dialogo. Poi, ripeto, interverrò io con delle sollecitazioni su alcuni temi che ci interessano più da vicino, e poi continueremo in forma di dialogo anche con la vostra collaborazione. Per cui cedo volentieri la parola al consigliere Fedele. Grazie Avvocato, mi corre l'obbligo con piacere di portare il saluto della prima Presidente, Margherita Cassano, che come diceva l'Avvocato Pasqualini è stata il motore, trovando poi appunto il pieno consenso da parte del CNF in questa iniziativa, e vorrei anche sottolineare in prima battuta proprio la dimensione dialogica, diciamo, di questi incontri. Tant'è che sì, io ho immaginato una possibile scaletta di questioni che possono essere di interesse, o più o meno, insomma, così, alcune questioni che riguardano proprio intanto lo schema di redazione del ricorso e poi i vizi, diciamo, no, più frequenti in qualche modo, però poi, come appunto diceva l'Avvocato Pasqualina, l'idea è di avere un reciproco scambio. Banalmente ci siamo detti: noi leggiamo i vostri ricorsi, voi leggete le nostre sentenze, e lavorare meglio ciascuno per quanto sua parte significa lavorare meglio tutti. E io così molto rapidamente vorrei dire che l'esperienza che ho avuto la fortuna di maturare in Cassazione, non solo presso la sezione lavoro, ma anche facendo proprio l'attività di spoglio preliminare dei ricorsi in sesta sezione, ormai abolita, però devo dire che è stata un'ottima palestra, perché così mi capitava di vedere un centinaio di ricorsi a settimana, e per fare aiutare il coordinatore della sottosezione a smistare, tra virgolette, i procedimenti fra la sezione ex sezione filtro e la sezione ordinaria, e quindi diciamo che ho avuto la possibilità anche, no, di vedere appunto anche da un punto di vista quantitativo tanti ricorsi, anche di mettere a fuoco quelli che sono le caratteristiche principali che servono proprio, no, anche per così guidare chi legge. E l'altro aspetto è che sono al CED della Corte di Cassazione, quindi in qualche modo ho avuto anche la fortuna di seguire l'aspetto informatico, l'introduzione del PCT in Cassazione e anche la dimensione organizzativa. Questo solo per dire che il mio intervento in qualche modo
nasce proprio anche in questo spirito di condivisione da queste esperienze congiunte e quindi diciamo in qualche modo partirei intanto proprio dall'idea dello schema di ricorso. Schema di ricorso che in qualche modo abbiamo immaginato e condiviso col protocollo siglato il 1 marzo del 2023. Protocollo che però in massima parte riprendeva già il protocollo del 2015 e in qualche modo è stato riattualizzato alla nuova dimensione del processo telematico proprio per cercare, diciamo, di calibrarlo con la novità dei tempi, ma mantenendosi veramente nella stessa linea già condivisa. L'idea di ragionare su uno schema di redazione del ricorso ovviamente non si pone e non potrebbe mai esserlo nell'ambito di un protocollo che è chiaramente uno strumento di soft law, ma è una sorta, come dire, di consiglio per una virtuosa indicazione di come, diciamo, si facilita la lettura del ricorso da parte di chi legge, che come diceva l'avvocato Pasqualin, purtroppo i tempi sono quelli che sono e molto, diciamo, anche è rimesso alla capacità reciproca assolutamente di farsi capire e di essere chiari. Premetto anche, proprio perché potrebbe essere un tema che già insomma viene in esame, che secondo me il protocollo non è stato superato, se non ovviamente per le parti chiaramente difforme, dal decreto del 7 agosto 2023, 110, sul cosiddetto chiarezza e sintesi, o meglio attuazione dell'articolo 46, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, perché anzi sostanzialmente, a mio modo di vedere, molte indicazioni del protocollo sono già in linea con quello che poi è stato in qualche modo recepito in sede di decreto. Ovviamente le parti diverse, quelle che dovessero essere in conflitto, mi viene in mente il discorso dei limiti, ma insomma sinceramente è un aspetto su cui non mi vorrei minimamente soffermare, perché quello che a noi importa è la chiarezza e sintesi, o meglio la sintesi che è funzionale alla chiarezza e non diciamo per forza imporre limiti di pagine, non è quello che ci interessa. E quindi dicevo, partendo un po' dalla disamina del protocollo, nel quale è già siglata questa idea di lavorare insieme, vorrei un pochino scorrere intanto tutte le parti che sono più relative proprio alla come si imposta il ricorso, per poi arrivare anche agli aspetti, diciamo, più specifici del processo telematico, di come il processo telematico impatta anche sulla redazione del ricorso. E, intanto, diciamo, la prima cosa che si incontra nel protocollo è l'indicazione di queste parole chiave che identificano l'oggetto del giudizio. Effettivamente uno potrebbe dire, ma se io già metto l'oggetto del giudizio, che sono queste parole chiave, che poi nel protocollo sono indicate il numero di 10 e invece praticamente nel decreto se ne parla di 20 parole. Ora è chiaro che qui non interessa che sono 10, 20, 15. L'idea è che posso fare un esempio che viene ovviamente dalla mia esperienza della sezione lavoro. Se io come oggetto del giudizio metto licenziamento, anche licenziamento disciplinare, certo, ho già inquadrato sostanzialmente qual è la questione, ma se io uso queste parole, che poi è la tecnica della massimazione per intenderci, e metto, che ne so, di licenziamento disciplinare, diritto di critica o assenza ingiustificata, quello che sia, è chiaro che ho già veramente molto inquadrato, no? E so, io che leggo, so già che cosa mi devo aspettare. Ovviamente questa non è una cosa fondamentale, ma se si fa, in qualche modo già aiuta la comprensione di chi legge. Ovviamente, come stavo dicendo, il protocollo come soft law nulla è obbligatorio, ma siccome noi siamo qua perché in qualche modo vogliamo fare, diciamo, il ricorso fatto bene, è chiaro che per chi legge, sostanzialmente, già vedere che il ricorso è impostato come da protocollo in qualche modo è un biglietto da visita, cioè di un avvocato che
si è messo con l'idea, diciamo, di studiare, scusate se mi esprimo così semplicemente, ma per dire che è un avvocato che si è messo, diciamo, effettivamente proprio ragionando sul tema. Poi c'è la sintesi dei motivi a cui pure, diciamo, attribuiamo una certa importanza, anche perché dalla lettura dei motivi già si capisce qual è il tema sostanzialmente che viene sottoposto alla Corte. A volte ci capita di leggere ricorsi in cui, non so, no, si riporta tutto il fatto dei gradi di merito e magari poi viene, non dico che viene impugnato solo il capo sulle spese processuali, ma non so, un aspetto della quantificazione del danno, cose di questo tipo. È evidente che già inquadrare qual è l'oggetto del giudizio aiuta molto anche a calibrare, diciamo, un po' il peso del ricorso e a capire anche come e quando fissarlo. Quindi la sintesi dei motivi, diciamo, per noi è molto utile per inquadrare rapidamente la fattispecie, ma direi che è anche utile, mi permetto di dire, anche per l'avvocato come metodo di lavoro, perché ci possono essere appunto due metodi di lavoro, uno che utilizza la sintesi dei motivi per così poi fare una sorta di scaletta sostanzialmente e poi appunto svilupparla nei motivi, oppure chi preferisce prima scrivere tutti i motivi e poi nel fare la sintesi magari è il momento in cui cerca di proprio centrare il tema e fare una sorta così di prova del 9 per vedere se funziona, come è impostato il motivo. Sono molto così anche pragmatica, se volete, ma penso che anche questo tono nei dialoghi possa essere così utile proprio anche perché è molto concreto e molto pragmatico. Ovviamente fare la sintesi non significa scrivere, deduce ai sensi articolo, faccio esempi per essere più pratica, 360 numero 3 per violazione dell'articolo 2697 punto, perché è evidente a tutti che una sintesi di motivo così fatta non ci fa capire molto, insomma, ecco. Ma mettere sicuramente se, le norme violate, ma in qualche modo riuscire a esprimere in maniera sintetica di che cosa stiamo parlando, perché appunto se è il 2697 si intende che è stato violato l'onere della prova e si dice in che cosa e come. Passiamo poi allo svolgimento del processo, che corrisponde poi al 366 numero 3 come riformulato. La riformulazione rispetto alla versione precedente alla Cartabia prevede la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso. La precedente versione, lo ricordo solo così per semplicità, era esposizione sommaria dei fatti di causa. Allora, direi che nella nuova formulazione è sottolineata la chiara esposizione, va bene, ma dei fatti di causa essenziali all'illustrazione dei motivi di ricorso, cioè effettivamente la norma punta su un aspetto funzionale rispetto ai motivi di ricorso. L'esempio che facevo prima, se alla fine, diciamo, impugno o comunque rimetto innanzi alla Corte solo un aspetto specifico di tutti i gradi di merito, punterò la descrizione dei fatti di causa su questo aspetto e non mi dilungherò su tutto il resto. Quindi si parla appunto di esposizione chiara ed essenziale e soprattutto funzionale ai motivi. È evidente che per esempio, no, se denuncio un'omessa pronuncia, io riporterò già, diciamo, nel fatto che avevo chiesto una certa cosa rispetto alla quale non c'è stata una pronuncia. Quindi effettivamente c'è stata posta una relazione diretta fra, quindi, l'esposizione dei fatti di causa nella misura in cui sono funzionali poi alla illustrazione dei motivi. Veniamo poi al cuore proprio del ricorso, che è i numeri 4 e 6 dell'articolo 366. Nella versione riformulata il numero 4 è chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la Cassazione con l'indicazione delle norme di diritto e così via.
prima era motivi per i quali si chiede la Cassazione. Quindi il legislatore ha insistito con chiarezza e sinteticità, ripetendola anche proprio a proposito dell'esposizione dei motivi. E rispetto a questo requisito, ormai in giurisprudenza si parla sempre più spesso di specificità della censura, cioè che la censura deve essere chiara nel far capire qual è l'oggetto proprio, diciamo, che viene rimesso all'attenzione della Corte, il vizio che viene rimesso all'attenzione della Corte. Poi magari scendiamo nel dettaglio dei vizi, soprattutto il numero 3, il numero 4, il numero 5, ma l'idea è che deve essere completa la descrizione della censura anche di tutti gli elementi che alla Corte servono, come si dice, per non ricorrere necessariamente ad altri atti. Verificare gli atti si può fare, ma a fronte appunto di una censura specifica che comporti che la Corte vada solo a verificare la fondatezza della censura. E poi il numero 6, cioè per la specifica indicazione per ciascuno dei motivi degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. Anche questo è stato riformulato. Prima la norma diceva specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi. Quindi anche qui diciamo che intanto c'è un raccordo specifico all'indicazione degli atti al singolo motivo. Quindi è inserito questo espresso riferimento al singolo motivo che prima non c'era. E quindi c'è un collegamento biunivoco fra motivo e indicazione dell'atto o documento su cui il motivo si fonda. E poi l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. Allora, cos'è questa illustrazione? E qui si apre tutto il tema, no? Se significa integrale trascrizione, sintesi, eccetera, basta richiamare il documento. Basta che rispetto alla censura, quindi al motivo, effettivamente l'illustrazione del documento sia sufficiente a comprendere e a fondare la censura. Appunto, rifaccio l'esempio di prima, se io lamento un'omessa pronuncia, qui riporterò, per esempio, anche sinteticamente, che avevo, per esempio, ho fatto un motivo di appello su cui specifico, indicato specificamente, su cui non mi è stato risposto, e ovviamente il documento che metterò sarà proprio l'atto di appello. Ora, rispetto a questi due principi, quelli di cui è il numero 4 e il numero 6, che in qualche modo venivano sempre etichettati sotto l'idea del principio di autosufficienza, che poi spesso non si capiva se era riferito più al numero 3, al numero 4, al numero 6. Diciamo che la giurisprudenza sta cercando di parlare, invece che di principio di autosufficienza, in relazione al numero 4, di principio di specificità della censura, e rispetto al numero 6, principio di localizzazione dell'atto. Non è solo una questione terminologica, è, diciamo, la volontà di cogliere in maniera diversa questi requisiti, non tanto appunto evocando forse principi che nel passato ci hanno portato anche su derive non troppo condivisibili, ma veramente dando la dimensione, vorrei dire valoriale, di questi due principi, cioè sono due principi che servono alla Corte per poter comprendere esattamente di cosa parliamo e verificare la fondatezza dell'adoglianza. E diciamo, in questa concezione, come dire, valoriale, si coglie anche il passaggio successivo, diciamo, no, anche alla famosa pronuncia della CEDU, la famosa pronuncia Succi ed altri contro Italia, nel senso che il recupero proprio del valore dei principi di specificità e localizzazione, intesi come funzionali appunto alla comprensione del ricorso, consentono quindi di rimanere nel tracciato proprio che anche la CEDU ci chiede di seguire. Poi
Poi, da ultimo, ma solo un accenno, i documenti da depositare ex articolo 369, secondo comma, numero 4, non è cambiata la formulazione. Mi permetterei di dire che però proprio per, diciamo, come sono stati ricalibrati l'articolo 366 in termini di specificità e localizzazione, consentono di ritenere che i documenti da depositare ai sensi del 369 non sono tutti quelli che sono stati depositati nel merito, perché noi spesso ci vengono comunque riprodotti tutte le produzioni degli di merito, ma sono proprio quelli che sono menzionati a supporto degli specifici motivi. E quindi c'è uno stretto collegamento, diciamo proprio, no, fra effettivamente il 366, in particolare numero 6, quindi il principio di localizzazione, è il 369 numero 4, cioè i documenti da produrre o gli atti da produrre sono quelli che effettivamente io ho citato a sostegno dei motivi. Redazione del controricorso, si parla anche di questo nel protocollo, si parla... Consigliere, posso interromperla su questi temi? Ma Perché certamente, questi anzi. sono tra i temi più importanti per noi avvocati, perché lei è stata già molto chiara, però mi permetterei di approfondire alcuni passaggi, perché a mio giudizio sono molto significativi. A me pare di intendere, mi riferisco anzitutto ai numeri 3 e 4, che la rimodulazione delle previsioni operata con la cosiddetta riforma Cartabia abbia lasciato fermi i principi giurisprudenziali già affermati. Cioè non siamo di fronte, mi corregga se sbaglio, ad un inasprimento dell'operatività del cosiddetto principio, io lo chiamo ancora di autosufficienza. Mi pare di poter dire, e spero di trovare il suo consenso, che quanto alla modifica dei numeri 3 e 4, i principi interpretativi affermati dalla Suprema Corte negli ultimi anni possano rimanere tranquillamente confermati. E perciò, sostanzialmente, che per quanto riguarda il numero 3, si tratti di una esposizione del fatto processuale appunto finalizzata all'illustrazione dei motivi. Qui però esiste una vostra giurisprudenza tra latizia, ripetuta in centinaia, centinaia, forse migliaia addirittura di decisioni, nelle quali si dice che un'esposizione chiara dei fatti essenziali deve comprendere, sia pure sinteticamente, primo, l'oggetto della controversia, secondo, l'indicazione delle parti e delle rispettive posizioni, terzo, il contenuto delle sentenze, dei gradi di merito, quarto, le ragioni sviluppate nelle impugnazioni. Queste pillole, così ricordate, in molte vostre decisioni vengono sviluppate sostanzialmente richiedendo, anche a prescindere dalla fattispecie concreta, una narrazione dello svolgimento del processo che certamente pur sintetica non viene esposta come necessariamente finalizzata all'illustrazione dei motivi. Sembra cioè di comprendere da queste ripetute affermazioni che comunque sia necessaria una, ripeto, sintetica, nel senso che non è necessario raccontare alla Corte cosa è successo in ciascuna udienza, però una sintetica esposizione dell'intero svolgimento del processo. Allora, questo a me pare, glielo dico così proprio con la franchezza che secondo me deve connotare questo tipo di iniziativa, a me riesce non sempre facile conciliare queste ripetute affermazioni di principio con un'esposizione che sia esclusivamente finalizzata all'illustrazione dei motivi, nel senso che si arriva quasi sempre, come lei ben sa, in Cassazione con alcune questioni che sono rimaste indietro, perché non sono più rilevanti nel processo di legittimità. Ma questa richiesta di una narrazione va letta comunque come una esposizione alla Corte anche di ciò che non è più attuale, ma che ha fatto parte della storia processuale, oppure invece deve essere letta come una rigorosa ed esclusiva finalizzazione all'illustrazione dei motivi? Questo è il primo quesito che le pongo, perché a me personalmente, forse molti colleghi questo problema non se lo pongono o lo vedono chiaro. Io, che sono tendenzialmente pignolo come formazione,
amo capire bene le cose. Allora mi sono chiesto tante volte, e approfitto dell'occasione, l'ho già fatto in altre occasioni pubbliche con altri suoi colleghi, ma approfitto della sua presenza per porle questo dubbio. Mi dica se è un dubbio inesistente oppure se ha un dubbio. No, direi che non è senz'altro un dubbio inesistente, anzi, diciamo che è molto acuta come riflessione. Diciamo che il racconto, se così vogliamo chiamarlo, di ciò che è accaduto nei gradi di merito serve alla Corte per capire come si è arrivati a un certo punto. E questo, le dico, a volte è anche necessario, perché a volte soprattutto le corti d'appello hanno frainteso quella modifica che, diciamo, elimina lo svolgimento del processo, no? Però questo ovviamente non va inteso nel senso che tu non mi fai capire come siamo arrivati a un certo punto, perché anche per, diciamo, arrivare a comprendere la fondatezza o meno di una censura, io devo avere un'idea della falsariga di come il processo si è sviluppato. Quello che però, secondo me, quindi una narrazione sintetica che dia conto di come si è arrivati a un certo punto, io penso che sia più che necessaria, anche utile, perché le ripeto a volte, ma voi lo sapete come noi, ci ritroviamo di fronte a sentenze in cui non si capisce bene, no? Chi c'era prima, come si è arrivati a certe cose, certo. Che cosa era la domanda di primo grado, no? Rispetto a che cosa ci dobbiamo raffrontare. E dobbiamo cercare di capirlo dalla sentenza e dal vostro ricorso. Adesso sono veramente molto pragmatica, quindi io direi che l'onere va anche misurato rispetto a come, diciamo, arriva davanti a noi anche la narrazione della sentenza, perché a volte ci sono sentenze molto chiare, altre volte molto meno. Quindi, sempre nell'ottica pragmatica che dicevo, credo che la narrazione del fatto deve servire alla Corte per capire, rispetto alla censura, come ci si è arrivati. Quindi un'idea generale dello svolgimento del processo va data, secondo me ovviamente, in sintesi, ma soprattutto anche per colmare alcuni passaggi che non si comprendono nella sentenza di merito. Chiaro. Ovviamente però, secondo me, la riformulazione che parla di fatti di causa essenziali all'illustrazione dei motivi è un'enfasi maggiore a, diciamo, rapportare questa narrazione in maniera funzionale a quello che ci possa dire. Ecco. Non so se sono... No, è stata chiarissima, perciò riassumendo, e senza la pretesa di interpretare il suo pensiero, aiutare la Corte a capire cosa è successo in causa, ponendo l'accento sui fatti del processo che sono strumentali, diciamo, all'illustrazione dei motivi. Questa può essere la sintesi. Perfetta, direi. Come sì. La ringrazio. Passo al numero 4. Noi avvocati, quando leggiamo le norme, per carità, sappiamo benissimo che il legislatore ormai con la precisione l'ha abbandonata da tempo, però quando io trovo scritto nell'articolo 366, numero 4, che a pena di inammissibilità ci deve stare, perso la norma, eccola qua, ci deve stare la chiara e sintetica esposizione dei motivi, mi domando se chiarezza, vabbè, la chiarezza non è che prima un ricorso non potesse essere chiaro, è inutile neppure cominciare a parlarne, ma se la sinteticità, per esempio, si traduca in un problema di ammissibilità. Allora mi chiedo in pillole, può considerarsi inammissibile un motivo esposto in modo chiaro ma non sintetico? Anche qui richiamo la premessa che ho fatto prima, secondo me la risposta è no, perché i principi giurisprudenziali della Corte pronunciati da anni su questa materia non consentono questa conclusione. Ovvio che sappiamo tutti la vicenda di quelli che voi definite ricorsi panini, nei quali non si riesce a trovare il capo nella coda. Però voglio dire, un avvocato che scriva un motivo in modo chiaro, ma non sintetico, perché non ha il dono della sintesi, non credo che per questo corra il rischio dell'inammissibilità. Ecco, e non aggiungo altro su questo punto. Invece, guarda, il numero 6 è quello che tuttora, secondo me, crea un problema. Assolutamente confermare la sua prospettazione, nel senso che
Secondo me, anche per come è scritto il 121 codice procedura civile e il 46 disposizioni di attuazione, come poi è stato declinato il DM del 7 agosto 2023, è chiaro che una cosa è, chiamiamolo dovere, comunque principi di chiarezza e sintesi, e la norma dice chiaramente anche che la violazione, diciamo, degli aspetti di chiarezza e sintesi, limiti, gli schemi strutturali, eccetera, così anticipo anche il tema successivo, non possono mai comportare di per sé inammissibilità dell'atto, se non una valutazione ai fini delle spese, eccetera. Viceversa, per quanto attiene il ricorso per Cassazione, può essere dichiarato inammissibile non perché non sintetico, ma perché appunto viola il principio di specificità, come lo stiamo chiamando ora, di cui al numero 4, o il principio di localizzazione di cui al numero 6. Quindi, diciamo, da tenere, almeno da un punto di vista concettuale, ma credo che si comprenda chiaramente, la rispondenza del ricorso ai principi tipici del ricorso per Cassazione, di cui agli articoli 366, dalla chiarezza e sintesi di cui al DM 7 agosto, ma anche appunto dal protocollo, che peraltro non ha mai avuto nessun intendimento, diciamo, di questo tipo, se non anzi di aiutare nella redazione dei ricorsi. Quindi Chiaro. spero, no, che si capi di essere chiara. Sì. Per il numero 6 invece, le domando, una delle tante vostre decisioni che hanno, diciamo così, declinato in concreto il principio di localizzazione è la 12.481 del 22, che sostanzialmente dice che ogni motivo deve indicare l'atto o il documento su cui si basa. I riferimenti topografici dei brani citati e la fase processuale in cui l'atto o il documento è stato creato o prodotto. Inoltre, che il ricorso deve essere accompagnato da un fascicoletto che contenga gli atti e i documenti. Questa estrema sintesi riflette, diciamo, quello che ha detto prima, cioè sostanzialmente una volta che noi osserviamo quanto tra le altre sentenze scritte in questa decisione, adempiamo al principio di localizzazione. A questo si aggiunge il tema dell'illustrazione di cui lei parlava prima, in ordine al quale ho qualche perplessità ulteriore. Mi domando, in primo luogo, l'illustrazione introdotta dalla riforma del 2022 tiene luogo del riassunto barra trascrizione? Oppure si affianca ad essa. Fermo che, lo dico io per primo, non c'è una regola che valga per ogni caso, però io dico, è sufficiente in linea generale, salvo casi particolari, l'illustrazione, oppure che è cosa diversa dal riassunto barra trascrizione, secondo i ca casi variamente richiesti, oppure servono entrambi? Guardi, io banalmente, però forse sono troppo pragmatica, vedo che però l'approccio è funzionale, cioè di raggiungimento dello scopo. Se tu, per esempio, mi dici, appunto, ritorno all'esempio di prima perché è un esempio chiaro, che c'è stata un'omessa pronuncia su un motivo di appello, e mi dici che è un numero 4, un 360 numero 4, perché è un'omessa pronuncia sul motivo di appello e neppure implicitamente nella sentenza è stata affrontata, eccetera, eccetera. La cosa più semplice, secondo me, è che tu mi riporti il motivo di appello in sintesi che hai prospettato e che mi dici che l'hai prodotto con l'atto d'appello o quello che sia, e me lo produci. Questo per fare un esempio pratico. Il discorso dell'illustrazione, l'integrale trascrizione, illustrazione significa questo sostanzialmente. Significa che non solo mi devi fare un raccordo fra il motivo e il documento o l'atto su cui il motivo si fonda. Mi viene in mente, io faccio materia del lavoro, il contratto collettivo, oppure appunto un documento contrattuale e così via. Ma anche, se ti interessa un preciso passaggio di questo documento, perché su quello, per esempio, vuoi fare la riflessione sulla violazione di legge, sulla violazione ermeneutica, no?
e così via. Secondo me dipende dal caso, come diceva benissimo lei, se occorre, per esempio, riprodurre esattamente, non lo so, la pattuizione contrattuale in contestazione e poi rimandare al documento oppure farne una sintesi. A volte bisogna mettere in correlazione più pattuizioni, no, del contratto per dire che l'interpretazione complessiva, faccio esempi per essere più chiari, diciamo, che è censurata. Quindi io penso che, diciamo, al di là delle formule, principio di localizzazione, illustrazione, eccetera, quello che serve, e sinceramente non ho mai visto, almeno per quello che la mia limitata esperienza, diciamo così, rigettare un motivo perché effettivamente non era trascritto esattamente, o era trascritto. La dimensione è sempre quella del raggiungimento dello scopo. Bisogna mettere la Corte nella condizione di leggere il fatto, il riassunto del fatto della vicenda processuale, leggere il motivo e capire come rispetto a questo motivo quel documento che viene richiamato e poi prodotto riesca a dare fondamento a quel motivo. Cioè il principio è che la Corte, già leggendo solo la sentenza, deve capire e deve avere chiaro di che cosa stiamo parlando. Poi la Corte, se il motivo appunto è ben posto, è ammissibile, eccetera, si andrà a guardare la pattuizione contrattuale. Se è un numero 4 si andrà proprio a guardare tutti gli atti e per capire che è successo. Però l'idea è sempre, in relazione al caso concreto, diciamo, di fare una illustrazione funzionale. Io non riesco a spiegarlo diversamente, no, ma il senso è questo, diciamo, no? E secondo me proprio la riformulazione del numero 6, che prima era specifica indicazione degli atti processuali, ha tenuto conto anche dell'elaborazione giurisprudenziale e che è stato riespresso con questa idea del principio di localizzazione. Cioè, non è importante che mi trascrivi tutto, certamente non tutto, non è per forza essenziale che mi trascrivi il contenuto, l'importante è che mi centri, se posso esprimermi così, la censura rispetto a quel documento. Ecco, non so se sono stata chiara. È chiaro, è chiaro. Secondo lei, non pretendo che questo possa realizzarsi adesso, però col telematico in Cassazione ormai voi avete la possibilità, schiacciando un bottone, di avere sullo schermo il documento. Io credo che in prospettiva breve, mi auguro, i temi relativi appunto al riassunto trascrizione potrebbero essere esorcizzati in modo definitivo con l'allegazione. Perché a quel punto, se nel mio ricorso scrivo che il documento rilevante è quel documento tal dei tali che io ho prodotto in quella fase di giudizio e mi riferisco a una parte precisa del documento, dico sommariamente cosa dice e poi lo allego, non dovrò anche trascriverlo a questo punto, spero. Perché Ma guardi. no, io secondo me, sicuramente nella prospettiva del telematico, e infatti quando parlavo delle modifiche che avevamo fatto al protocollo nell'ottica del telematico, c'è proprio quella dell'allegazione dei documenti nella cosiddetta busta telematica, no? Cioè, come dicevo, il 369 viene secondo me reinterpretato, non che mi devi rimandare per forza tutti gli atti del merito, ma mi devi semplicemente mandare quelli che sono indicati a sostegno dei vari motivi di censura. E abbiamo suggerito, anche se capiamo che magari può essere difficile, ma su questo insomma si possono fare dei corsi, anche proprio l'inserimento del link, perché l'inserimento del link agevola moltissimo È quello che chiaro, lei sta ancora di dicendo. più, certo. Perché se io richiamo il documento, lo sintetizzo nella parte di interesse, anche parafrasandolo, ma senza necessariamente riportarlo. Poi ci sono casi in cui, ne so, l'interpretazione letterale è quella che conta, vale la pena di riportarlo. Ma insomma, con link effettivamente c'è un discorso immediato. E anche quindi la produzione dei documenti non è più, noi siamo veramente invasi di produzioni di tutti gli atti del giudizio, ma al 90, non voglio dire al 90, ma all'80% dei casi non servono e fanno solo confusione. E oltretutto vi do anche, diciamo, questa così flash di ormai noi che leggiamo tutto a video e in telematico, quando nella nostra applicazione, adesso non voglio dilungarmi, se no ve lo farei proprio vedere in concreto,
vediamo questa sfilza di documenti che ci viene depositata in telematico. E poi, come abbiamo suggerito nel protocollo, di mettere l'indice, denominare gli atti, eccetera, di modo che noi capiamo al volo qual è l'atto che è stato depositato e sappiamo cosa vedere, cosa non vedere, eccetera. Ma molti depositano in maniera così, veramente tanti tanti documenti, e anche andare lì a studiare il ricorso, aprendolo uno a uno per capire di che stiamo parlando, ovviamente non è un modo buono di far funzionare il processo telematico, perché anzi così diventa un appesantimento. Mentre invece l'idea di inserire i documenti, quelli che sono effettivamente richiamati nei motivi di ricorso e che sono quelli su cui il ricorso si fonda, diciamo, con chi lo vuole fare, ovviamente anche nel decreto è rimasto opzionale, diciamo, con il link. Questo è un modo, secondo me, di attualizzare e rendere veramente utile il telematico, come anche di scrivere in tutto il discorso la chiarezza e sintesi alla fine. È nato prima nell'ambiente telematico, perché questa disposizione c'era già nel decreto legislativo che si occupava del telematico, perché è essenziale imparare a scrivere gli atti in maniera diversa nel telematico, perché se io mi devo leggere, vedi, non è questione di 20, 30, 40 pagine, ma se io mi devo leggere un documento piatto, un PDF piatto a video, diventa veramente faticoso. Mentre invece un documento redatto con l'idea dello schema dietro, le parole chiave, la sintesi dei motivi, magari la sintesi dei motivi che mi manda immediatamente alla lettura ogni volta della parte in cui il motivo è sviluppato, con il link al documento, io non credo che sia una realtà futuribile, insomma, no? Come prima scrivevamo a mano, e scrivevamo in un certo modo. Poi abbiamo imparato a scrivere al computer e credo che è cambiata, no? Anche proprio il modo di scrivere, secondo me, scrivendo al computer di come scrivevamo a manina. Adesso bisogna fare, a mio modo di vedere, un ulteriore salto e pensare a un atto che non è più si legge in carta, ma si legge a video, nel bene e nel male. Cioè, in questo momento, sono molto franca, stiamo vedendo solo il male, no? Cioè, leggere magari un PDF di 100 pagine così è faticoso. E diciamo, hanno buon gioco i colleghi che invocano il ritorno alla carta, insomma. Se invece rendiamo il telematico efficiente, perché veramente la potenzialità dello scrivere in digitale è diversa, diciamo, è da concepire un po' diversamente. Ecco perché anche il legislatore ha insistito sullo schema strutturato, come protocollo abbiamo insistito sull'idea delle parti, delle sintesi dei motivi, del rimando, no, ai documenti. Adesso non mi dilungo di più, però questa secondo me è la frontiera, non voglio dire nuova, ma attuale, ecco. Insomma. Io sono assolutamente convinto di questo e credo che debba cambiare il modo di scrivere gli atti. Questo è un fronte molto ampio, non lo apriamo oggi perché dobbiamo parlare d'altro, però è un problema esistente. Per concludere, perciò, sul numero 6, è chiaro che è una sinergia quella che si va a verificare tra lo strumento telematico, che consente delle soluzioni di più immediato avvicinamento anche ai documenti, e al contempo la sinteticità e la chiarezza della redazione degli atti. Ultimo riferimento, il numero 6, poi la lascio andare avanti, ne avevo già parlato, è quello del caso che io deduca, ad esempio, con il ricorso la violazione da parte del giudice del merito del principio di non contestazione. E perciò debba provare alla Corte che la mia controparte nel merito non ha mai contestato una determinata circostanza fattuale. Prova negativa. In teoria, quando c'era solo la carta, io avrei dovuto o allegare tutte le difese della controparte, anzi addirittura probabilmente trascrivere tutte le difese della controparte, o quantomeno allegarle. Ora col telematico ritengo che sia sufficiente che li alleghi al fascicolo del 369, magari indicando le parti di tali atti in cui è stato trattato il tema interessato dalla circostanza non contestata. Non credo di dover fare un qualcosa di più, perché altrimenti occuperei decine e decine di pagine per trascrivere parti di atto,
per evidenziare che quella circostanza di fatto non è mai stata contestata. Non le sembra? È d'accordo su questo? Allora, fermo restando che sono sempre situazioni da calibrare anche in concreto, e le dico questo perché a volte le sentenze non dicono che ha contestato o non ha contestato. Quando dicono non ha contestato è più facile, no? Perché a quel punto io tiro fuori l'atto, appunto, specificità della censura, localizzazione, tiro fuori l'atto in cui è contestato, deduco quando l'ho depositato questo atto, eccetera, eccetera, e ho risolto. Spesso le sentenze non dicono che non hai contestato, cioè che hai contestato, semplicemente valutano le prove su quell'argomento, non so come dire. Per cui rispetto a una decisione di questo tipo c'è in primo luogo da capire, proprio per il principio che bene o male la Corte va a censurare la sentenza, non censura la vicenda processuale, ma ciò che della vicenda processuale emerge dalla sentenza. Quindi se nella sentenza si dice non ha mai contestato, allora uno tira fuori l'atto in cui ha contestato. Se invece la sentenza semplicemente dice è provato che, no? È difficile andare a dire no, ma non ha mai contestato questa circostanza, perché oltretutto la contestazione può anche essere implicitamente superata dal fatto che, per esempio, se io chiedo l'ammissione di prove su quella circostanza, il giudice le ammette, ha implicitamente superato il principio di non contestazione. Diciamo. Quindi anche la censura rispetto a una sentenza che magari nulla dice sul punto è molto difficile, proprio perché la vicenda, far emergere la vicenda processuale che non emerge dalla sentenza è un onere di allegazione, anche in punto di documentazione, più difficile. Non so se lo capisco bene. Risultato di capire se il telematico può aiutare, nel senso che anziché trascrivere nell'atto le difese della controparte nella parte in cui si tratta l'argomento, si allegano gli atti, dicendo corte, l'ha trattato nell'atto tal dei tali le pagine da X a Y, puoi controllare che non c'è alcuna contestazione. Che questo rispetta un'ampiezza di allegazione, così può anche essere un modo, diciamo, ecco. Come dicevo, l'importante è far capire alla Corte, dare l'idea di, guarda, in tutto questo il punto che da guardare è questo qui, cioè, e soprattutto il punto controverso è questo, cioè l'aspetto su cui devi focalizzare l'attenzione è questo, e secondo me è dimostrato questo documento, anche se fossero tutti i documenti delle difese richiamati in questa maniera. Cioè la Corte non è che non guarda gli atti, non li guarda per capire il ricorso, è diverso, li guarda per avere conferma della fondatezza della censura, ma non può accedere agli atti per capire un motivo di ricorso fatto male. Ecco, forse così mi sono stata più diretta. Questo è chiaro. Ecco, la lascio andare avanti. Allora, se volevo affrontare però molto rapidamente gli aspetti più connessi al processo telematico. Sì. Anche nel decreto del 7 agosto si fa riferimento agli schemi informatici. Anche su questo io facevo parte della commissione, diciamo, ministeriale che si è occupata poi dell'attuazione dell'articolo 46. Erano insorte delle preoccupazioni da parte degli avvocati di dire: ma io non so fare l'XML, che cos'è lo schema strutturato, allora l'atto diventa l'atto che io faccio, quello che poi mi si trasforma in PDF, oppure sono questi dati, eccetera. Dietro, diciamo, questa strutturazione del ricorso, che poi sapete bene che con i vostri redattori alla fine è un prodotto che si crea in automatico inserendo dei dati, c'è l'idea che sta alla base, diciamo, del processo telematico, della condivisione delle informazioni e del fatto che l'autore del dato, in questo caso l'avvocato che redige il ricorso, immette nel circuito dei dati che sono i dati su cui parte la causa.
e su cui effettivamente viene iscritto il ricorso. E quindi questi dati, si dice, chi li può sapere meglio di tutti che l'avvocato? Quindi quando l'avvocato deposita il ricorso, estrapola, inserisce questi dati che poi servono per l'iscrizione del ricorso e poi tutto il processamento dell'atto. Ora, vi ripeto, così come quando noi scriviamo le sentenze, poi viene depositata e una volta accettata nel sistema i dati essenziali sono presi dalla nostra sentenza. È il principio che l'autore del dato immette il dato che si pensa sia il più corretto possibile nel sistema. Ora, per l'iscrizione del ricorso ci sono una serie di dati che sono stati considerati importanti proprio per avere, come dire, quella base conoscitiva per poter poi arrivare anche a trattare il ricorso. E quando abbiamo identificato gli schemi del ricorso per Cassazione, del controricorso, abbiamo messo in piedi un tavolo di lavoro che era fatto anche con avvocati del CNF e con rappresentanti della FIF, proprio perché abbiamo voluto condividere con gli avvocati quali erano questi dati che potevano essere importanti per il processamento del ricorso e che l'avvocato poteva immettere. E per esempio ci sono dei dati come anche la data di notifica del ricorso, oltre ai dati, le generalità delle parti, eccetera, l'oscuramento dei dati, la richiesta di oscuramento dei dati, sì, no. E diciamo, in questo dialogo con gli avvocati abbiamo messo a fuoco un modello di schema di ricorso che serve anche per alimentare i registri della Cassazione. E come dicevo, è stato frutto di un dialogo con l'avvocatura l'identificazione di questi dati e proprio in questa dimensione di collaborazione. Ed ecco perché anche, diciamo, no, questa è un po' una particolarità, nell'articolo 8 del decreto del 7 agosto si dice che per gli atti del giudizio di Cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del primo presidente, sentiti procuratore generale, consiglio nazionale forense e avvocato generale dello Stato. Perché elaborando questi schemi rispetto a quelli che avevamo ricevuto dal merito, per esempio, dove ovviamente le esigenze della Corte Cassazione sono diverse, le esigenze del giudizio di legittimità sono diverse, e quindi abbiamo pensato che potesse essere opportuno che questa dimensione di dialogo che abbiamo aperto con l'avvocatura per identificare gli schemi degli atti di Cassazione potesse essere mantenuta anche nel nuovo, diciamo, regime dato dal decreto 7 agosto 2023. Diciamo che noi l'avevamo fatto virtuosamente con una collaborazione spontanea, no? Però ci piaceva che questa, diciamo, idea venisse mantenuta anche una volta che fosse formalizzata l'idea dello schema strutturato degli atti giudiziari. Ripeto, l'indicazione di questi dati è funzionale anche qui al più corretto processamento, io uso questo termine che è, diciamo, da un punto di vista informatico e non giuridico dell'atto. Per esempio, nel protocollo si parla della, si chiede, insomma, di avere attenzione sull'indicazione del codice materia, che abbiamo notato statisticamente non si dedica molta attenzione, diciamo, alla verifica del codice materia. Intanto c'è questa difficoltà che il codice materia della Cassazione è diverso dai codici oggetto del merito, perché appunto, come dicevo, è un rito diverso, insomma, no? E anche le materie sono trattate in maniera diversa. Allora, dice, qual è l'importanza del codice materia? Col codice materia, soprattutto nell'ottica del processo telematico, si effettua l'automatico indirizzamento alla sezione competente in base all'attribuzione del codice materia. Per cui, per esempio, se mi viene inserito un codice materia che è licenziamento, viene automaticamente indirizzato alla sezione lavoro, se è un risarcimento da responsabilità sanitaria alla terza sezione, se è un processo in materia di famiglia alla prima sezione e così via. Quindi l'inserimento del codice materia da parte dell'avvocato determina l'automatico indirizzamento del ricorso alla sezione competente. E questo peraltro è avvenuto in maniera
diciamo, ancor più evidente con la riforma della Cartabia, che ha abolito la sesta sezione, la sezione filtro, e ha disposto l'obbligatorietà del telematico. Quindi, quando il ricorso telematico viene depositato e poi, diciamo, viene anche depositato eventualmente il controricorso, dalla cancelleria centrale, dove viene accettato l'atto, l'atto viene automaticamente indirizzato alla sezione competente. Quindi, se l'avvocato non individua correttamente il codice materia, il ricorso va a finire a una sezione incompetente e chiaramente questo poi comporta delle perdite di tempo, perché magari solo dopo un esame, che magari può avvenire anche a distanza di anni, si scopre che il codice materia era sbagliato e l'atto va, il ricorso va indirizzato a un'altra sezione. Avevo anche detto che sul sito della Corte di Cassazione, però evidentemente non è molto pubblicizzata questa cosa, c'è la possibilità di avere la traduzione automatica fra il codice oggetto del merito e il codice materia della Cassazione. Proprio è un, come dire, un utility che abbiamo creato per semplificare l'individuazione. Se uno non ha il codice oggetto del merito, però è difficile perché in genere ti chiedono proprio di inserirlo fin dal primo grado, e può anche ricorrere banalmente alla materia. Adesso volevo anche mettere in condivisione lo schermo, ma forse perdiamo troppo tempo, però vi assicuro che se andate sul sito della Cassazione, anzi colgo l'occasione di fare pubblicità sul fatto che è completamente ristrutturato, innovativo, eccetera, se guardate come fare per processo telematico, ricerca materie, e trovate appunto questa utility che vi consente di arrivare automaticamente dal codice oggetto al codice materia. Tra l'altro, la Corte si è anche riorganizzata completamente a seguito dell'abolizione della sesta, e ogni sezione adesso è suddivisa in più aree di specializzazione, e questo, diciamo, che consente di avere appunto una maggiore specializzazione, soprattutto in sezioni dove sono molti i consiglieri, una come dire, semplificazione, una maggiore sicurezza nella nomofilachia, perché a quel punto, diciamo, c'è un collegio specializzato su determinate questioni, e poi all'interno di ogni area c'è un ufficio spoglio che è governato dal presidente di sezione e da uno o due magistrati addetti allo spoglio preliminare. Spoglio preliminare che significa leggere il ricorso, capire quali sono gli aspetti fondamentali e poi proporre un iter, diciamo, di definizione, che può essere un'udienza pubblica, udienza camerale o forse, o anche la famosa proposta di definizione accelerata. Quindi diciamo che tutta l'organizzazione su cui la Corte sta puntando in questo momento, diciamo, eliminata la sezione filtro, che poi in fondo era un raddoppio sostanzialmente, perché c'era prima la sezione filtro e poi dopo eventualmente si arrivava alla sezione ordinaria, dove si ricominciava da capo a fare la verifica e lo spoglio preliminare, così il ricorso con il codice materia, che indirizza a questo punto non solo alla sezione ma anche all'area, l'esempio della sezione lavoro: la sezione lavoro è articolata in tre aree, lavoro privato, lavoro pubblico e previdenza. Capite che sono tre realtà, no? Molto diverse. La sezione prima è organizzata in famiglia, borse, ex fallimento e così via, insomma, no? E quindi chiaramente la distribuzione in aree consente una maggiore specializzazione, consente quindi un'analisi, una verifica dei ricorsi che è fatto da questo ufficio spoglio, che guarda, come dicevo, i motivi, guarda se ci sono precedenti, guarda, diciamo, come può essere trattato, e propone per esempio udienze tematiche in cui trattare per esempio una determinata questione da un collegio specializzato. A questa disposizione di visione per aree si accompagna anche un principio di tabellare di rotazione, per cui dopo 8 anni comunque il consigliere viene fatto ruotare in altre aree, e questo è anche un principio molto buono che evita la sclerotizzazione, no, delle aree specialistiche.
E ancora, quando fissiamo udienze tematiche, che è un po' appunto l'obiettivo dello spoglio, che è appunto individuare subito la questione nomofilattica per fissare l'udienza rapidamente, oppure appunto fare anche delle udienze, delle adunanze camerali, ma su temi, abbiamo anche cura, per esempio, di nominare due relatori su una questione magari molto estesa. E questo è una prassi che stiamo adottando per far sì che ci siano anche come relatore, diciamo, non solo come collegio, più voci che possano considerare la questione. Vado ancora rapidamente, nel protocollo si parla di atti codificati del processo civile telematico. Questo è appunto un'attenzione che chiediamo agli avvocati, perché utilizzare l'atto codificato corretto è importante anche per, diciamo, poi la sequenza processuale giusta, nel senso che se utilizzate un atto generico per una memoria o più ancora per una richiesta di decisione dopo una proposta di definizione accelerata, per esempio un atto qualificato come memoria, poi diciamo che noi ci guardiamo sempre tutto e magari lo capiamo che è un'opposizione, però è chiaro che diciamo si rischia anche una maggiore confusione. Tra l'altro noi abbiamo tracciato tutte le sequenze degli atti, per cui un atto rubricato come opposizione nell'ambito del 380 bis prende una particolare via e ha anche degli allarmi, diciamo, specifici, mentre invece se non viene utilizzato questo allarme, questo atto, questi così utiliti allarmi che abbiamo creato proprio per far sì che non sfugga, diciamo, che ci sia un'opposizione, vengono in qualche modo bypassati. È sempre un modo di collaborare meglio, no? Abbiamo codificato degli atti, si utilizzano questi atti, è più facile, diciamo, anche proprio trattare il processo. E anche l'indice dei documenti, ho già accennato prima, è importante la nomenclatura degli atti, quindi se nell'indice che fate degli atti depositati in relazione a ciascun motivo poi date un nome specifico che sia facilmente intellegibile, mi rendo conto che parlo di cose molto piccole, però a volte nelle cose molto piccole, diciamo, si crea anche la facilitazione o viceversa la difficoltà appunto nella consultazione degli atti. Vi dicevo che nel telematico a noi arriva una coda di atti che a volte sono tantissimi documenti, e capire qual è quello che effettivamente poi è quello da guardare, se non si usa quella tecnica dei link di cui parlavamo prima, può diventare molto difficile. Chiudo, prima poi se volete un approfondimento sui vari motivi, come il 360, numero 3, numero 4 e così via, con un cenno alla proposta di definizione accelerata. E diciamo l'indicazione così che vorrei dare è che la prima presidente ha dato delle indicazioni tabellari su un modello accentrato, diciamo, di invio questa proposta di definizione accelerata, che è competenza del, vi ho parlato, no, del presidente responsabile dell'area, presidente di sezione responsabile dell'area e dei magistrati responsabili dello spoglio. Diciamo che questa funzione è per il momento, almeno nelle disposizioni tabellari, accentrata a questi soggetti e comunque sempre sotto la diretta supervisione del presidente di area, proprio perché si vuole mantenere, diciamo, un'uniformità di impostazione in questa nuovo istituto, anche per cercare di farlo partire e monitorare attentamente su casi che siano effettivamente, diciamo, da proposta di definizione accelerata. È chiaro che diciamo, affidandola a più consiglieri, poi si sconta, uso questo termine brutto, ma per dire una maggiore soggettività nell'approccio. Invece queste disposizioni tabellari della Presidente di maggiore accentramento di questa funzione sono diciamo destinati proprio a cercare di limitare questo aspetto. Io avvocato vado avanti con i motivi, oppure se crede nello spazio delle sue domande. Piccole cose, poi io direi che organizzativamente
tratta di questo argomento e lasciamo però alla fine, perché ho visto che ci sono delle domande, le mani alzate, lasciamo un quarto d'ora per domande. Volevo chiederle questo, il decreto, lei ha fatto un riferimento prima al decreto del primo presidente previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto dell'8 settembre, e 7 agosto, scusi. Questo decreto, mi chiedevo leggendo il provvedimento, esiste già, ci sarà, non c'è, che cosa? No, non esiste già, no, abbiamo preferito, le ripeto, il modello è stato quello della collaborazione che abbiamo messo in atto, come diceva, in maniera spontanea con CNF e l'Avvocatura Generale dello Stato, e che in buona sostanza in qualche modo è anche recepito nello spirito del protocollo. Non è stato ancora fatto il decreto, anche perché così vogliamo far, come si dice, un po' decantare la cosa. Siamo partiti con l'obbligatorietà del telematico dal 1 gennaio, vogliamo capire, facendo l'analisi anche dei ricorsi, dei problemi che ci sono stati nell'accettazione dei ricorsi, nel vedere quali dati vengono inseriti o non vengono inseriti, per poi proporre, diciamo, all'avvocatura un tavolo di confronto per approdare a un nuovo decreto. Però ecco, volevamo, visto che tutto sommato per il momento i decreti ci sono, cioè gli schemi ci sono pubblicati, XSD, e sono pubblicati sul PST, dice, prima di adeguarli e di fare questo decreto, chiaro, aspettiamo. Tre cose veloci sul 380 bis. Io devo dire che già in due occasioni ho chiesto la decisione e non ho usato l'opposizione. Ma perché? Perché avevo letto che c'era questa opzione, ma mi domandavo cosa c'entrasse col 380 bis, che chiede un'istanza di decisione, non un'opposizione. Allora, per un estremo scrupolo, io devo aver usato l'espressione, se non ricordo male, la dizione atto generico, avevo scritto istanza di decisione, perché quell'opposizione scritto così non è chiarissimo. Adesso ce lo dice, lo capiamo e te ne terremo conto, però questi sono gli informatici che a volte danno dei nomi non giuridici, ne prenderemo nota. È chiaro, vediamo. La seconda cosa che le chiedo è, la norma richiede la procura speciale. Per caso vi siete interrogati sul tipo di procura? Perché in teoria questo atto, questa istanza di decisione, no, in teoria, questa istanza di decisione non è contemplata dall'articolo 83. Guardi, la Presidente ha creato all'interno della Corte dei gruppi di lavoro, tra cui uno sulla motivazione, proprio come approfondimento e autoriflessione, perché quei criteri di chiarezza e sinteticità li vogliamo adottare anche al nostro interno, e uno dei gruppi di lavoro è sulla riforma processuale, quindi delle riflessioni trasversali tra le sezioni congiunte sui nodi così delle riforme processuali. Una delle oggetti è stata proprio questa della procura speciale per il 380 bis. In effetti il 380 bis parla di procura, nuova procura speciale, quindi appunto qualcosa di diverso da quella introduttiva del giudizio, e questo è chiaro perché lo dice la norma. Tra l'altro la norma è stata inserita in sede di attuazione, non era prevista nella legge delega, però lasciamo, soprassediamo. La norma che noi non secondo piace. Io direi che, diciamo, nell'ottica della specialità che è posta proprio dal 380 bis, questa norma possa essere letta in diciamo, collegamento con l'83 terzo comma, che parla di un potere di specifica relativa a specifici atti, ma questi specifici atti sono ampliati in qualche modo dal rapporto col 380 bis, che evoca a sua volta una procura speciale. Quindi il 380 bis diventerebbe la norma speciale che estende il potere dell'avvocato alla, diciamo, autentica, anche su un atto che non sia quello di cui è l'83 terzo comma. Questa ci sembra anche un'interpretazione razionale di buon senso, ecco, perché altrimenti veramente rischierebbe di aggravare troppo la posizione. Diciamo, questa almeno è un'interpretazione, diciamo, che nell'ambito di questo gruppo è stata maturata. Tra l'altro sono state emesse
due procedimenti proprio dalle sezioni unite per una proposta di definizione accelerata presentata da, cioè firmata dalla Presidente, dalla prima Presidente, e non mi risulta che questa questione sia stata mai sollevata. Vabbè, prendiamo atto, speriamo che questo abbia concluso. Speriamo che questo sia. La corsa a ostacoli, sembra una specie di 110 metri ostacoli, il ricorso per Cassazione, per cui insomma evitiamo ostacoli che sarebbero soltanto inutili. L'ultima questione è l'ultimo comma dell'articolo 380 bis, la famosa applicazione dell'articolo 96, terzo quarto comma. Come vi dicevo, c'è una vostra decisione di una settimana fa, che dico per i colleghi in ascolto, è la numero 27.947 del 4 ottobre, terza, Presidente Frasca, relatore Iannello, che in un caso in cui la controparte del ricorrente era rimasta intimata, ha accolto la proposta di definizione accelerata confermando l'inammissibilità oggetto della proposta di definizione accelerata, e si è poi posta il problema dell'applicazione dell'articolo 96, terzo e quarto comma, giungendo in sintesi alla conclusione che, non essendoci liquidazione di spese perché la controparte era rimasta intimata, non poteva applicarsi l'articolo 96, terzo comma, ma che invece l'articolo 96, quarto comma, deve applicarsi in questi casi indipendentemente da qualsiasi altra situazione, cioè come si suol dire di default. Per cui comunque nel caso in cui la proposta di definizione accelerata venga confermata all'adunanza camerale extra 80 bis 1, deve esserci la condanna ai sensi dell'articolo 96, quarto comma. E questo sulla base di, sintetizzo, di una lettura per cui quella norma comunque gode di una autonoma operatività svincolata dalle previsioni dell'articolo 96. Perché dico questo? Perché l'articolo 96 prevede al quarto comma che nei casi previsti dai primo, secondo e terzo comma, cioè quando il giudice fa applicazione di una delle fattispecie di cui i primi tre comma dell'articolo 96, si ha la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende. Ora, io personalmente finora ho letto questa norma, non ho ancora avuto casi personali di applicazione né sono a conoscenza di altri casi, nel senso che la ricostruzione sistematica imponga che il quarto comma del 96 si applichi qualora vi sia la Corte ravvisi i presupposti per applicare il terzo comma dell'articolo 96, il quale dice: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente. Questo può, secondo me, condiziona, anche nel caso della PDA, condiziona l'applicabilità del quarto comma dell'articolo 96 al fatto che la Corte ritenga applicabile il terzo comma dell'articolo 96. L'argomento utilizzato dalla Corte con questa ordinanza a me non pare risolutivo, anzi mi pare che provi troppo, perché i richiami inutili nel nostro codice di procedura civile ormai si replicano a dismisura. Faccio l'esempio, tornando a parlare di chiarezza e sinteticità, è evocata nel 121, per cui dovrebbe essere chiarissimo che si applica a qualsiasi atto. Poi lo ritroviamo in termini di chiarezza nella norma sul patto di citazione, in termini di chiarezza, sinteticità e specificità nel 342, in termini di chiarezza, specificità e sinteticità, no, specificità no, chiarezza e sinteticità nel 366. Allora io dico, mi pare... Pure che nelle memorie ci sta, pure nelle memorie devono essere sintetiche. Esatto, mi pare che l'argomento testuale legato cioè alla formulazione della norma non sia risolutivo, e anche qui auspicherei una interpretazione, naturalmente poi la Corte è ovviamente sovrana nel decidere come regolarsi, una interpretazione più liberalizzatrice, cioè un margine di valutazione in capo alla Corte se fare applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 96, non un'applicazione indiscriminata. Che ne pensa? Avete mai esaminato il problema? Allora, guardi, su questo non mi risulta che c'è stato, però magari non lo so io, un intendimento. Però le posso dire che c'è anche un provvedimento delle sezioni unite che è il numero 27
195 del 2023, pubblicato il 22 settembre, il presidente dichiara, presidente facente funzione ovviamente, e estensore, se crede poi gliela mando questa, sì, grazie. Criscuolo. Infatti me lo sono annotata. Chi è l'estensore? Scusi, Criscuolo, l'estensore Criscuolo, in cui si fa ugualmente applicazione delle sanzioni. E se non ho letto male, perché le confesso che l'ho letta un po' di corsa, però mi sembra che anche in questo caso ci fosse un intimato, era un regolamento di giurisdizione, e è stata comunque condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 2.000 euro. Credo che il ragionamento, insomma, che anche viene espresso, è che, diciamo, ci piaccia o non ci piaccia, diciamo così, ecco, io mi esprimo in maniera molto semplice, ma spero che ci capiamo, questa norma c'è. Per cui, diciamo, non corredare la proposizione di una richiesta di decisione a queste sanzioni che comunque nella legge sono previste, deve rispondere, diciamo, a una logica che consenta di poter dire: io non credo che ci sia un automatismo, e non mi sembra, però le ripeto, è da valutare, con più attenzione, che ci sia un discorso di automatismo nelle pronunce. C'è però la valutazione, io credo, del tipo di situazione, cioè se obiettivamente è un'istanza di decisione che però non apporta nulla di nuovo rispetto a quello che è stato l'oggetto, diciamo, della proposta di definizione accelerata, allora io penso che l'applicazione della sanzione, in qualche modo, che è prefigurata normativamente, si imponga per essere coerenti con la norma. Perché anche nell'ipotesi in cui non ci sia, quindi l'intimato non abbia svolto attività difensiva, altrimenti l'istanza di decisione sarebbe a man bassa. Non so, no, adesso forse sono troppo diretta, nel senso che a quel punto, non essendoci l'intimato, io no, perché non devo fare l'istanza di, tanto non temo nulla, no? No, non mi si può applicare nulla. E quando ovviamente, però, io direi, le ripeto con approfondimento, comunque devo dire che, come dicevo, questi dialoghi è qualcosa che anche la Presidente mi ha molto raccomandato, devono servire anche a noi a prendere contezza di quelle che sono le opinioni, le valutazioni, le richieste dell'avvocatura. Quindi io sicuramente questa sua osservazione la riporterò, e così che magari ci possa essere una valutazione ulteriore su questo aspetto. Però così mi sentirei di dire che l'ordito che c'è dietro è questo, cioè se c'è un'istanza di decisione che effettivamente porta argomenti nuovi, o semplicemente a volte può anche essere che ci sbagliamo, per carità, magari come succedeva in Sesta, si faceva una proposta e poi ci si verificava che effettivamente no, non era così, perché il documento c'era, la notifica c'era, dico per dire, no? Quindi, però se invece viene semplicemente ripetuti gli argomenti già spesi nel ricorso, allora forse, non so. Ecco, questo può essere delle chiavi interpretative. Sì, approfitto anche un'ultima cosa, sempre sul 380 bis, argomento nuovo. Questa sentenza, questa decisione che ho richiamato, se non ricordo male, dà conto del fatto che nella istanza di decisione il ricorrente avesse svolto delle deduzioni. Io però penso che non sia quella la sede. Secondo me l'istanza di decisione deve essere un'istanza secca, poi c'è la memoria per trattare il tema. Io penso che sia libero, cioè nell'istanza di decisione non è previsto che sia motivata. Poi se uno vuole fare, e secondo me poi può essere illustrata nella memoria, se poi uno invece vuole fare l'istanza di decisione motivata, non è vietato, ma non è prescritto. Non è necessario che sia motivata. No, assolutamente, non è previsto normativamente, basta solo chiedere la decisione. Bene, grazie. Prego, allora, direi, non per stringere i tempi, ma è volata questa ora e mezza, per cui direi un quarto d'ora per chiudere, poi un quarto d'ora per le domande, se lei è d'accordo.
Ma per me possiamo anche Prego. procedere con le domande anche sue, come No, preferisce. ma Ecco, io io. ho piacere che lei ci dica qualcosa sulla costruzione dei motivi, la prego, sul 3 e 4. Allora, intanto, diciamo, io ho preso in analisi i numeri 3, 4 e 5 perché sono quelli che poi alla fine sono quelli che creano, diciamo, maggiori equivoci, no? E volevo così fare una premessa che ho chiamato tranquillizzante, insomma, nel senso che ovviamente noi siamo qua per dire come si fa il ricorso fatto bene, no? Però mi sembrava giusto anche tranquillizzare, nel senso che per la nostra giurisprudenza non è essenziale la rubricazione del motivo, cioè non è indispensabile scrivere se un numero 3, 4, 5. Purché dall'illustrazione emerga chiaramente di quale vizio si tratti, diciamo, no? E quindi la riferibilità a una delle ipotesi di cui all'articolo 360. È chiaro che se dice di dolo perché la sentenza non mi piace, questo chiaramente è un ricorso in cui non c'è nessuna censura scrivibile a 360, ma se io ometto di dire violazione ai sensi del numero 3, eccetera, eccetera. Ma dico semplicemente violazione dell'articolo, non lo so, uno qualunque, sulla responsabilità contrattuale dell'articolo 2043 perché mi ha scritto, eccetera, eccetera, e non dico 2000, che questa violazione è sussumibile nel vizio di cui al numero 3, non è di per sé inammissibile e mi sembra, no, anche giusto. Però la cosa fondamentale è che poi si capisca di quale ipotesi stiamo parlando. Non è sulla violazione di legge, cioè il 360 numero 3, non è essenziale indicare quali sono le norme violate. È chiaro che è sempre meglio, no? Anche perché, diciamo, dà sicuramente l'idea di un ricorso più centrato, purché dall'illustrazione del motivo però si capisca chiaramente quali sono le norme e i principi che si assumono violati. Non è di per sé inammissibile la formulazione del motivo con l'indicazione promiscua di due differenti vizi. Tipicamente abbiamo il numero 3, il numero 5, il numero 3, il numero 4, purché però anche qui si capisca chiaramente di che doglianze parliamo e soprattutto se sono due o uno, a volte è, diciamo, una enunciazione confusa in cui violazione di legge, comunque omesso esame di un fatto decisivo, che insomma, sinceramente, sono due rette che non si incontrano perché una è sul diritto e una è sul fatto. Diciamo che appunto la giurisprudenza è giunta anche a dire che nell'ipotesi di rubrica sbagliata, cioè ho invocato un numero 5 invece un numero 3 o viceversa, diciamo, è possibile da parte della Corte la riqualificazione del motivo, cioè della censura, del tipo di censura, purché ovviamente dall'illustrazione del motivo si capisca che tipo di vizio sto censurando. Ho fatto questa premessa non perché voglio dire che ovviamente dobbiamo fare i ricorsi così, con le rubriche sbagliate e mettendo più uno di, ma per dire che questi, che ovviamente sono considerati come delle devianze rispetto al ricorso fatto bene, sono comunque in qualche modo salvati dalla giurisprudenza della Corte, però a patto, e qui è il punto essenziale, che l'illustrazione del motivo sia chiara e quindi dica chiaramente qual è il tipo di censura che si intende sottoporre alla Corte. Rapidamente, perché così per dare qualche coordinata fondamentale, il numero 3 è violazione e falsa applicazione. Non mi voglio, diciamo, soffermare sul concetto di quando è violazione e quando è falsa applicazione. Vedo che è sempre scritto violazione e falsa applicazione, proprio. Però è evidente che da una parte c'è l'interpretazione della norma e dall'altra c'è la sussunzione, diciamo, della norma rispetto al caso concreto, perché insisto su questa distinzione, semplicemente perché poi spesso non si comprende la differenza tra la falsa applicazione intesa come sussunzione del fatto così come accertato dal giudice di merito in quella determinata norma, sotto quella determinata norma, rispetto alla, come dire, censura sul fatto. È chiaro che il vizio di sussunzione è
io ho un determinato fatto e per me quel fatto è disciplinato o meno da questa norma, rientra o meno, oppure quella norma rispetto a quel fatto ha questi effetti o non li ha, ma non posso col numero 3 censurare l'accertamento di fatto che il giudice di merito ha compiuto, perché non è questo il tipo di vizio e vedremo in che limitati termini si può fare. Quindi il numero 3 è censura sul diritto, o perché è stata mal interpretata la norma, o perché non è stata applicata bene al caso di specie. Quindi la falsa applicazione. Falsa applicazione, ho applicato una norma rispetto a quel fatto che non esiste, oppure non l'ho applicata rispetto a quel fatto, oppure appunto ho attribuito errori, cioè effetti che non erano applicabili a quel fatto. Se dico cose scontate mi fermi pure, però diciamo che a volte No, è sempre diciamo. importante ripetere questi concetti perché sono davvero fondamentali capire la portata E, del perimetro delle singole censure. sì, perché diciamo come premettevo, la giurisprudenza ha cercato comunque di salvare le cose, però è bene avere mentalmente chiara la differenza. Quindi il numero 3 ci muoviamo sulla violazione in diritto. C'è anche un'ulteriore distinzione fra violazione di norme di diritto sostanziale, e quindi siamo nell'ambito del numero 3, e violazione di norme processuali, che invece ricadiamo nel numero 4, perché giustamente a volte ci mettono sotto il numero 3 violazione di norme processuali, ma quelle in realtà ridondano direttamente sul numero 4. Quindi la violazione processuale ricade in realtà nel numero 4. Cosa può ricadere? In materia di Può prove. ricadere sulle prove, è molto difficile, cioè bisogna stare attenti perché il regime delle prove che è stabilito dal codice civile è una violazione sostanziale e ricade nel numero 3, mentre invece le modalità di assunzione delle prove, per esempio, se io voglio censurare il modo con cui è stata acquisita una testimonianza, no? Quindi una violazione processuale che riguarda la modalità di acquisizione della prova rimane nel numero 4. Il 115 e il 116, che sono le norme che vedo sempre anche richiamate, a volte lo mettono sotto il numero 3, quindi come regola, diciamo, di valutazione della prova, e a volte sotto il numero 4. Credo che più correttamente vada sotto il numero 4. Tra l'altro, la violazione sotto violazione al 115 è stata sollevata, e credo saprete che andrà alle sezioni unite, la questione di se sia effettivamente censurabile come violazione dell'articolo 115 CPC ai sensi del numero 4 il cosiddetto travisamento della prova, no? E Non far apro dire la questa, prova quello che la prova non ha detto, sostanzialmente. quello che la prova non ha detto, quindi questa questione è rimessa alle sezioni unite, però per dire che il 115 appunto anche da viene rimesso in genere all'ambito del numero 4. Un'ultima, sempre appunto del numero 3, una precisazione sul giudicato, soprattutto il giudicato esterno, perché qui c'è stata un'evoluzione dell'interpretazione della Corte che l'ha riportato dall'area del fatto all'area del diritto, come norma del caso di specie, in qualche modo, e quindi l'ha assimilata a una censura in diritto, con tutte le conseguenze di riportarla all'area del diritto, quindi la censurabilità ai sensi del numero 3, e a certi, diciamo così, in certe condizioni anche l'ipotesi di poter essere rilevata d'ufficio, no? Anche essere rilevata d'ufficio e anche oggetto di deposito da parte della parte successivamente anche al ricorso per Cassazione. Non mi soffermo oltre sulla falsa applicazione, avete capito che su questo è, diciamo, a volte difficile, ma deve essere mentalmente chiaro la differenza tra censura come vizio di sussunzione, quindi falsa applicazione, e censura che attiene invece alla ricostruzione del fatto. Rapidamente, sul numero 4 abbiamo detto che rientrano tutte le violazioni processuali, i casi di omessa pronuncia, anche questo. Così semplicemente da chiarire, l'omessa pronuncia è rispetto a una domanda eccezione o un motivo d'appello. Non è mai riferita ai fatti. L'omesso esame di un fatto è l'area del numero 5, mentre invece l'omessa pronuncia rispetto a domande o eccezioni rientra nel numero 4.
A parte l'omessa pronuncia c'è anche la motivazione assente o apparente, che rientra sempre nel numero 4, o altri vizi che attengono, diciamo, a una inesistenza paragonabile a una esistenza della sentenza, della motivazione. Qua si dice sempre che la Cassazione, rispetto ai vizi di cui è il numero 4, cioè i cosiddetti errores in procedente, è giudice del fatto. È vero, perché a quel punto la Cassazione va veramente a vedere, anche acquisendo eventualmente il fascicolo di ufficio, che cosa è successo, ma attenzione al principio di specificità e localizzazione, cioè il vizio deve essere chiaramente dedotto, altrimenti io non posso andare a guardare gli atti per capire che cosa è successo, per avere la conferma di quello che si ipotizza nel ricorso. Quindi questo è un qualcosa su cui è bene fermarsi, perché vedo tante sentenze che dichiarano inammissibile una censura fatta ai sensi del numero 4 per violazione dei principi di specificità e localizzazione. Quindi, anche se io, per esempio, censuro un'omessa pronuncia o una mancata considerazione di un motivo, devo essere sempre specifica nel dire dove l'avevo fatto, dove l'avevo detto e dove c'è la mancanza. E anche il vizio processuale, per esempio una mancata notifica o cose di questo tipo. Chiudo rapidamente con riferimento al numero 5, che è croce e delizia, direi, no? Perché chiaramente dopo la riformulazione, lo spazio di censura del numero 5, che prima era il vero grimaldello per aggredire la motivazione sul fatto, adesso si è ristretto, ed è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Però questo omesso esame è sempre un omesso esame che va rapportato alla motivazione della sentenza, non è un omesso esame in via astratta, è un omesso esame che deve confrontarsi con ciò che nella sentenza emerge. Quindi deve essere un mancato riscontro nella motivazione della sentenza dell'esame di un fatto che si assume controverso, cioè nel senso che obiettivamente è stato oggetto di discussione fra le parti e di carattere decisivo, e questo è l'elemento aggiuntivo. Siamo fuori dall'area del numero 3, anche per un motivo molto semplice, che un vizio di motivazione in diritto può essere corretto alla Corte di Cassazione, e quindi la motivazione in diritto non è quella che rileva, perché è la Cassazione che in determinate situazioni può anche correggere la motivazione se la decisione, ecco, è giusta, mentre invece sul fatto ovviamente la Cassazione non incide. Quindi se dalla sentenza effettivamente emerge che un fatto che assume carattere di decisività, e qui la Corte è molto rigida, decisività è non come probabilità di esito diverso, ma come certezza di esito diverso se questo fatto fosse stato esaminato. E quindi è un fatto storico, non è importante questo, che sia fatto primario o fatto secondario, è importante che sia decisivo, che abbia questo carattere di decisività. E anche qui attenzione diciamo, a rispettare i principi di cui è 366, numero 4 e 6, perché bisogna dire in che cosa, come questo fatto che era dedotto in giudizio non invece, appunto, trova riscontro nella sentenza, dove è stato rappresentato questo fatto e in che senso è decisivo. Quindi, diciamo, l'onere di specificazione qui è abbastanza complesso, e anche l'onere di localizzazione va correlato, per esempio, a dire che era un fatto di cui avevo chiesto la prova e così via. Non è mai omesso esame il rigetto o non considerare tutte le richieste istruttorie, ma può esserlo nella misura in cui questo si è tradotto in un omesso esame di un fatto decisivo. Io mi fermerei qui anche perché vedo che sono, se no non lasciamo il quarto d'ora per le domande. Capita, lei Spero di essere. capita qualche accoglimento di ricorso fondato sul numero 5? Io non credo Sì, poco, che sì. però Poco. capita, sì, però capita, perché a volte, diciamo, ci sono circostanze, a volte diciamo, nel ritaglio dell'istruttoria, diciamo, no?
Poi magari viene perso di vista un fatto che invece obiettivamente potrebbe avere, per esempio anche nella previdenza, no? Cioè, può capitare. La previdenza è molto complicata come materia, diciamo, quindi anche la selezione dei fatti non è banale, però certamente entro questi limiti è molto ristretto. La ringrazio. Allora, adesso vediamo come fare ad ascoltare le domande. Monica, lei c'è ancora? No. Come si fa? Bisogna dare, vediamo, provi se ci riusciamo. Allora, possiamo scorrerle, le vedo sotto 21, però devo dare la presenza? No, non ci interessa, non ho capito come vengono le presenze. Questo diciamo che forse non è qualcosa che può ripetere i dettami di Cassazione. Aspetti, questa invece era una domanda, invece. Allora, in che misura il principio della cosiddetta conforme è stato rielaborato? Su questo, avvocato, non so, vuole rispondere lei, Oh, faccia provvedo pure io. lei, consigliere, faccia lei. Intanto io guardo, scorro le domande e vedo se c'è qualcosa di... Prego, prego. Allora, è stato rielaborato nel senso che è sempre collegato comunque a una conforme valutazione sul fatto. Non è cambiato molto, è cambiato come, diciamo, modo di deduzione, ma non è cambiato nella sostanza. Il discorso è sempre di una doppia valutazione in fatto conforme. Tra l'altro, diciamo, ci sono anche pronunce che affermano che non è necessario che la valutazione sia assolutamente speculare. Quella del giudice di primo grado, il giudice d'appello può anche aggiungere argomenti ulteriori, purché rimanga, diciamo, inalterata comunque la stessa, il nucleo centrale della motivazione, per così intenderci. E tra l'altro, anche qui, sempre per il rispetto degli oneri di specificazione, quando si intende sollevare una critica ai sensi del numero 5, perché questo è il problema, cioè la doppia conforme impatta sulla possibilità di sollevare un vizio di cui al numero 5. È necessario, se si vuole sostenere l'ammissibilità della censura ai sensi del numero 5 in una ipotesi di doppia conforme, specificare in che cosa la sentenza di primo grado e la sentenza di appello si distinguono, cioè la sentenza di appello eventualmente appare conforme, però segue un percorso diverso per giustificare la proposizione del vizio di cui al numero 5. Non so se risposta rapida, ma spero sufficiente, insomma. Se Direi di ci sì. sono Altre altre domande, domande? Mi poi pare vedo che c'era un collega. sempre crediti formativi. No, c'era un collega che chiedeva, dubbi sul nuovo principio di autosufficienza che regola il ricorso alla luce della sentenza CEDU, della Cartabia e dell'ultimo protocollo, ma direi che di questo abbiamo abbondantemente parlato. Poi stavo vedendo che c'era. Ripetere i dettami di Cassazione 12.481 del 2022, mi sembra che l'avesse citata lei, L'ho avvocato, citata se io, ma comunque la trovate in qualsiasi banca dati, però è quella che riguarda il numero 6 del 300, del primo comma del 366 e che dice due cose in termini di principio di localizzazione, che ogni motivo deve indicare, primo, l'atto o il documento su cui si basa, ma se la leggete è molto molto chiara. Secondo, i riferimenti topografici dei brani citati, il che vuol dire che se voi citate, che ne so, ad esempio un atto oppure un determinato documento, dovete anche indicare il luogo all'interno di questo atto o documento del riferimento che vi serve per sostenere il motivo. E il terzo è la fase processuale in cui l'atto o il documento è stato creato o prodotto. La seconda prescrizione è che il ricorso sia accompagnato dal fascicoletto che contiene atti e documenti. Comunque, ripeto, il numero è, lo ripeto, 12.481 del 22, è una delle tante, ma mi è parsa molto chiara proprio nella articolazione di questo criterio. Vediamo un po' poi se c'è qualcosa d'altro. Perché... mi sembra che
Mi chiedono se capisco bene perché sto leggendo rapidamente, se i ricorsi vengono letti a video oppure su carta. Diciamo che se, dipende da se sono telematici o cartacei, cioè, ovviamente la Cassazione c'è ancora molto arretrato cartaceo, però i nuovi li leggiamo a video, i nuovi, quelli telematici li leggiamo a video. E il discorso dell'iperlink, sì, abbiamo detto, può essere utile. Poi mi si dice se l'esposizione dei fatti della sentenza impugnata di per sé chiara e sintetica la si può trascrivere? Sì, se è un modo, diciamo, per riassumere che rispetto anche ai, quesi, ai motivi di censura è sufficiente, sì, può anche essere, diciamo, un'idea, può anche essere un modo per redigere il ricorso. Alcuni vedo che lo fanno, però. Appunto, deve essere vera la premessa, cioè che la sentenza impugnata ha veramente ricostruito bene i fatti e è funzionale per quello che dicevamo poi all'esposizione dei motivi. Poi mi si dice vizio di motivazione apparente ai sensi del numero 4, Abbiamo già numero 5. risposto. Sì, numero 4 È appunto chiaro. non esiste proprio, numero 5 è rispetto a un fatto che si assume decisivo. Poi sto leggendo rapidamente, quindi spero di non saltarne. A proposito della proposta di definizione accelerata, se la nuova procura speciale può essere allegata alla richiesta di decisione. Ah sì, questo l'abbiamo già detto della procura notarile. I link ipertestuali sì sono utili. Poi, allora, sulla condanna per la mancanza di desenteticità, si tratta di capire che intendiamo. Il DM dice espressamente che la violazione dei criteri, principi e limiti di cui al DM, nonché degli schemi informatici, non dà mai luogo a inammissibilità, ma può essere tenuta conto ai fini delle spese. Quindi, in questo senso, può essere considerata, anche se bisogna capire che si intende per sanzione. Sanzione ovviamente non può mai comportare la condanna di chi ha ragione, oppure che si compensa, per esempio, le spese del vittorioso solo per questo motivo, insomma. Quindi è da capire che si intende per sanzionare. Certamente il DGM consente una valutazione a questi fini, diciamo, ecco. Poi c'è Dunque, il questo. numero dell'ordinanza del 23 sul 380 bis, qui è, lo ripeto, è la numero 27.947. E questa invece delle sezioni unite, se può essere interessante anche questa, è la numero 271-95 del 2023, è del settembre. Vediamo cos'altro c'è, ma poi le mani alzate probabilmente sono domande forse a voce che vogliono. Adesso proviamo. Non so, io sto leggendo le domande scritte, diciamo. Chiedono per esempio. Sull'idea di depositare tutto oppure solo quello su cui il ricorso si fonda, io ho espresso la mia opinione che secondo me, diciamo, dal collegamento fra il numero 6 del 366 e, diciamo, il 369 numero 4, secondo me si può depositare solo quello che a me interessa. Poi, se è chiaro che magari in relazione anche, diciamo, la vicenda processuale interessa anche altro, però io penserei che dalla formula, nuova formulazione questa è la lettura più corretta. Però vedo che molti, proprio per l'ansia poi di perdere qualcosa, magari comunque producono tutto. Ecco, questo poi. Ma si può farlo, secondo me, basta farlo in modo ordinato. Sì, si può farlo, basta appunto che Ricorrendo si degli esprima zip, per chiaramente. esempio, ricorrendo degli zip in modo da radunare la documentazione in singoli contenitori, in modo da consentirvi una lettura più agevole. Certo, infilare 100 documenti alla rinfusa significa rendere illeggibile il tutto, evidentemente. Sì, anche perché poi a quel punto quello su cui dovrei avere attenzione, cioè effettivamente, no, il Siete documento che è perso. richiamato nel vizio, nel motivo, va a finire che me lo perdo. Poi chiedono, la Corte è abilitata ad accedere ai fascicoli informatici dei gradi di merito? Sì, abbiamo creato appositamente una funzione che proprio in attuazione della nuova norma delle disposizioni d'attuazione, per cui appena viene depositato il ricorso di Cassazione accettato e iscritto, parte una richiesta
in via informatica all'ufficio di merito per aprire la visibilità di tutti gli atti presenti nell'ufficio di merito. Ci arriva una conferma e poi noi dal nostro applicativo consiglieri che si chiama Desk vediamo anche gli atti dell'ufficio di merito in un'apposita partizione, No, non ma scusi, confusi però con la tutti domanda gli altri. forse era un po' diversa. Allora, lei accede, voi accedete soltanto al fascicolo d'ufficio o anche ai fascicoli delle parti? Perché nei... Ah, questa è una vecchia querela, però non è giuridica, questa è, cioè non è in informatica, è giuridica, nel senso che come è composto il fascicolo d'ufficio lo prescrive il codice, i fascicoli di parte poi sono quelli appunto degli avvocati. Noi diciamo vediamo tutto quello che c'è presso l'ufficio di merito, depositato presso l'ufficio di merito. Ma ovviamente abbiamo ben presente che quello che possiamo valutare è solo quello che da un punto di vista normativo possiamo valutare, al di là della giurisprudenza, per esempio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che ha ritenuto non nuovi i documenti già depositati nella fase del ricorso per decreto ingiuntivo. Ma qui si apre tutto diciamo, un discorso sulla composizione del fascicolo processuale, che diciamo la trasmissione nei vari gradi che ci porta lontano. Non so se la vogliamo No, ci sarebbe affrontare. un sacco di cose. Ecco, per esempio, queste qui lei ha già risposto, chiedono, secondo lei è possibile censurare ai sensi del numero 5 una sentenza che non ha disposto la rinnovazione di una CTU chiesta dalla parte appellante nel caso in cui la CTU resa in primo grado sia stata specificamente contestata? Beh, questo è molto particolare e dipende dal caso di specie. Ribadisco, quello che viene censurato con il numero 5 non è una mancata prova, una mancata ammissione di prova, la CTU non è neppure una prova, per esempio, ma è qual è il fatto, secondo me, decisivo che, per esempio, con questa mancata rinnovazione di CTU non è stato acquisito oppure non è stato considerato. Però è chiaro che qui siamo veramente ai limiti. Perché è giurisprudenza pacifica che la valutazione sulle prove, nel senso di ammissibilità, pertinenza e rilevanza, è a del giudice di merito. Certo. Quindi scalzare, diciamo, una valutazione di questo tipo significa riuscire a far apprezzare non tanto la valutazione sulle prove, quanto la decisività del fatto il cui, diciamo, mancato esame, risulta condizionante la decisione. E ancora, il giudice del merito non valuta, o meglio, del tutto ignora in sentenza documentazione prodotta in giudizio volta a dimostrare un fatto su cui non c'è stata discussione. La censura rientra nel numero 4 o nel numero 5? Dipende da come è configurata, cioè nel senso che se è una violazione processuale che io ho chiesto l'ammissione di una prova e questa immotivatamente, per esempio, non mi è stata considerata, o comunque c'è una violazione processuale rispetto al principio di acquisizione della prova, allora è un numero 4. Se invece, ancora una volta, attraverso la mancata acquisizione del documento voglio arrivare all'idea che c'è un ammesso esame di un fatto decisivo, io devo dedurre il fatto decisivo è dire che in questo modo non c'è stato il riscontro nella sentenza. Certo. È sempre, cioè è difficile dare risposte a priori, no? È Certo, sempre chiaro. poi nel caso specifico come la censura deve Termino. essere attivata. In relazione al vizio del numero 5, cosa si intende per oggetto di discussione tra le parti? Il fatto provato, ad esempio per tabulas, ma non esaminato dai difensori o dalla sentenza, è sussumibile in questo motivo di ricorso? Allora, anche qui è sempre capire di che cosa parliamo, perché il numero 5 presuppone che ci sia stata una discussione, cioè che anche dagli atti di causa si capisce che su quel fatto c'è stata una discussione. Se, per esempio, una circostanza non è stata per nulla esaminata o non colta e questo si è tradotto, per esempio, in un errore percettivo, su cui appunto non c'è stata discussione, allora forse è un'ipotesi di revocazione. Cinque. Cioè, eh sì, cioè diciamo viaggiano sempre un po' la valutazione sul fatto che un po' è dietro anche quello che c'è dietro la revisione delle sezioni unite sul travisamento della prova, no? Cioè,
sta tutto nell'ambito della revocazione oppure c'è uno spazio per una censura, diciamo proprio perché è un errore, però si dice di valutazione, no? Su una prova. E però appunto lì si dice poi va a finire che non rientra né nel vizio revocatorio perché magari c'è stata discussione fra le parti e quindi non è ipotesi di revocazione. Non è omesso esame di un fatto decisivo perché magari non è omesso esame perché anzi la circostanza è stata valutata e però non di meno da un documento che dice una cosa diversa si è tratta una conclusione diversa. Quindi insomma. Come vedete, no, gli spazi, diciamo la difficoltà, c'è un saggio molto bello del presidente Rohrdorf, no? Dice fatto e diritto in Cassazione, c'è sempre un po' una tensione, no? Fra far sì che in qualche modo il fatto rientri anche nel giudizio di Cassazione. E questo non è senza senso, nel senso che effettivamente anche la regola di diritto, seppur a vocazione astratta e nomofilattica, è sempre rapportata a un caso che è quello che è all'esame della Corte. Non a caso, molto spesso nelle massime, soprattutto nell'ultimo periodo, si dice nel caso di specie, È eccetera. fondamentale, è fondamentale, perché ossia lei non fa, noi leggiamo le massime, beh, insomma, quante volte poi se si va a leggere la sentenza, la decisione, si vede che la massima non dice esattamente quello che si vuole, che sembrava volersi. Allora quel riferimento alla fattispecie aiuta molto a inquadrare, a capire meglio Certo, la massima, meglio il magari si può principio in... sempre. è per questo che dicevo, effettivamente mi è piaciuto, cioè questa tensione fra fatto e diritto nel giudizio di Cassazione, direi che è coessenziale proprio all'idea anche dell'applicazione del diritto, che non è mai astratto, ma è sempre una vicenda. La tipicità della Cassazione è poi che deve estrapolare dalla vicenda fattuale un principio che poi è applicabile in X determinati casi, insomma, però diciamo questa tensione fra fatto e diritto si vede molto spesso, appunto, no? La revocazione, il numero 5, sia pure in questi estremi limitati, è sempre, diciamo, un grimaldello, no? In questo Certo, senso. qui le domande sono infinite, io credo che ci prendiamo ancora 5 minuti, poi dobbiamo chiudere. Vediamo di selezionarne qualcuna che sia proprio attinente al giudizio di legittimità e che abbia una particolare, così, interesse. Dunque, vediamo, produzione. Non ho capito cosa si è detto sull'indicazione della procura, ma insomma, se, intanto che cerco, se lei può ripetere in pillole sul 380 bis. Guardi, sul 380 bis l'idea è che lo stesso 380 bis sia norma speciale che consente quindi il rilascio della procura speciale a margine dell'istanza di decisione, o comunque in virtù del potere di certificazione dell'avvocato. Poi qui c'è una domanda specifica sul tributario alla quale io non saprei rispondere, non so se lei ne abbia. Non sono esperta di tributario, diciamo Come va così. interpretato l'articolo 369, secondo comma numero 2, copia autentica della sentenza o decisione impugnata, in presenza di sentenze delle corti di giustizia tributarie di secondo grado che non vengono più autenticate dalla segreteria della CGT in quanto prodotte in forma digitale sul SIGIT? Io non so rispondere. Beh, diciamo che questo io non sono esperta di tributario, però penso che si possa applicare lo stesso principio che già c'era pure per noi, nel senso che la Cassazione non era nel mondo telematico, le sentenze di merito invece lo erano perché è partito molto prima nel merito il telematico, quando dovevano depositare sentenze, diciamo da noi e non c'era ancora la possibilità del deposito del telematico, c'era l'autentica, no? Quindi si depositava la copia cartacea, analogica per dir si voglia, con l'attestazione di conformità. E, ovvero, diciamo, adesso che è possibile il deposito in Cassazione anche dell'originale digitale, si può depositare l'originale digitale senza attestazione. L'importante è che sia, diciamo, non una copia, ma un duplicato Il che ha duplicato lo stesso informatico. valore. Sì,
duplicato informatico. Però, scusi consigliere, in tema di duplicato informatico, se io non sono un esperto, per cui forse faccio confusione, ricordo una vostra decisione recente. Allora, il duplicato informatico, per intenderci, è quello che non porta le stringhe con il numero del provvedimento e la data di pubblicazione, credo, no? Sì, sì, diciamo da un punto di grafica è così, da un punto di vista normativo e concettuale il duplicato ha la stessa sequenza di bit. No, lo so, però io ricordo che avete dichiarato inammissibile un ricorso al quale era stato, credo, non vorrei sbagliarmi, allegato un duplicato informatico perché non potevate verificare, non avete potuto verificare la tempestività dell'impugnazione. Dicendo che le deposito, a volte ci sono delle decisioni non pienamente condivisibili, ecco. Cioè, se è questo veramente il caso di un duplicato accertato come duplicato in cui è stata chiesta l'attestazione, è di per sé non va bene. Se è duplicato, l'attestazione non ci vuole. Poi che inviati, mi scusi, il duplicato informatico consente di individuare la data di pubblicazione? No. Questo è il problema, però allora non può essere utilizzato. Attenzione, è una cosa pericolosissima questa, perché se uno deposita un duplicato informatico e la Corte poi dice io non so quando è stata pubblicata, pertanto il tuo ricorso è inammissibile. Ma no, anche perché io lo deduco che è stata pubblicata in tale data. Dopodiché io, se ho dei dubbi, questo è veramente un profilo processuale che io posso anche accertare. Però io ricordo Cioè, questa decisione recente, non so se no, ma io ce l'ho presente perfettamente, avvocato, però il discorso è sempre capire anche in fatto che cosa è successo, perché noi siamo stati per tanto tempo in questo periodo ibrido in cui c'era il cartaceo, che era la traduzione del digitale. Allora effettivamente una stampa di un documento, di un duplicato, a me non dice nulla, no? No, Perché certo. nessuno dice che una stampa di un documento informatico è un duplicato. Per cui bisogna sempre anche contestualizzare di che cosa stiamo parlando. Da un punto di vista giuridico, un duplicato che però per essere tale è informatico, perché altrimenti la stampa non è tale, è equivalente all'originale, ovviamente non richiede attestazione di conformità. Tra l'altro nel merito, ricordo che nel giudizio del merito, l'applicativo era stato realizzato inizialmente solo per avere la copia, per scaricare la copia dal fascicolo informatico, e quindi si poneva automaticamente l'esigenza dell'attestazione di conformità. Passata questa fase, è stata realizzata la possibilità di scaricare direttamente il duplicato, duplicato che ovviamente a questo punto rendeva non necessaria l'attestazione di conformità, però nel merito stiamo parlando di un divalgo di sistemi tutti uguali e tutti informatici, di scambi informatici. La Corte ha vissuto per diverso tempo questa realtà ibrida in cui giudicava su carta che era copia di originali informatici. E questo devo dire che ha creato numerose difficoltà, non solo a noi nella valutazione dei casi, ma anche abbiamo visto agli avvocati. E non a caso le famose sezioni unite, quelle redattore Vincenti e redattore Tria, sono nate proprio dall'idea che la Corte in ambiente telematico non poteva fare quelle verifiche di conformità delle copie cartacee agli originali informatici, che potevano quindi passare attraverso la contestazione o non contestazione della controparte. Queste sezioni unite sono, non so come dire, la prova plastica che, appellandosi a principi del giusto processo, la CEDU, eccetera, hanno salvato migliaia di ricorsi. Migliaia. Lo credo, lo credo, lo credo. Qui le domande fioccano, però chiaramente il tempo purtroppo è finito, ci dispiace non aver potuto rispondere a tutte. Forse addirittura sarebbe il caso di immaginare, se ci fosse la possibilità, una sessione dedicata proprio esclusivamente a sentire i colleghi e a rispondere ai loro dubbi. Io mi scuso davvero, ma non abbiamo il tempo materiale per rispondere a tutte queste domande. Io chiuderei qui, consigliere, ringraziandolo davvero per la sua graditissima partecipazione. Le sue indicazioni sono state molto apprezzate e molto chiare. Grazie. Vedremo se avremo altre occasioni per riprendere l'argomento. Grazie molte e buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a voi, buona Grazie serata, grazie. a voi. Arrivederci. Buonasera.